Abbiamo sicuramente una visione di che cosa, di quale potrebbe essere la risposta, perché a mio parere troppo spesso noi aspettiamo un po' l'emergenza, no? Cioè, finora, insomma, ecco, diciamo che il problema c'è sempre stato, è un problema anche abbastanza serio e diventa però poi difficilmente gestibile se aspettiamo l'emergenza, cioè quando il problema di chi vive in strada, di chi ovviamente ha una sofferenza, una fragilità, l'incapacità di affrontare le difficoltà, magari d'estate queste difficoltà aumentano perché c'è un allentamento dei servizi, eccetera, e esplode la loro fragilità, esplode magari anche in gesti, in atti che possono essere poi un pericolo per la comunità. Quindi noi dobbiamo cercare di evitare di arrivare all'emergenza, di provare a fare un lavoro invece preventivo. Allora, ovviamente i senzatetto, i barboni, come li chiamiamo, eccetera, hanno bisogno di una risposta diversa da quella dell'emergenza abitativa che può avere una famiglia che viene sfrattata o questo tipo che è la classica emergenza abitativa. Ha bisogno probabilmente di una struttura che noi immaginiamo, e quando dico noi intendo l'amministrazione ovviamente che si deve fare carico di questo problema, ma anche insieme al consorzio, anche insieme magari all'ASL nei suoi servizi psichiatrici e territoriali, di costruire una risposta e quindi magari anche un luogo adatto dove ospitare queste persone in modo parzialmente autonomo, no? Che magari abbia degli spazi di autonomia, una stanzetta magari anche singola, magari non proprio solo un dormitorio, no? Se vogliamo pensare anche a periodi più lunghi di permanenza, non solo un dormitorio, ma anche una stanzetta singola con degli spazi magari comuni, però secondo me l'importante sarebbe che ci sia una vigilanza, che ci sia una presa, prendersi cura, no? Quindi almeno un operatore, un educatore, dobbiamo pensare alla persona giusta che gestisca questa convivenza e che faciliti i rapporti, faciliti il vivere di queste persone, ecco, che da sole in completa autonomia probabilmente e poi messe insieme magari anche ad altre persone con altrettante fragilità non ce la farebbero. Come dicevo prima, è l'emergenza che poi esplode, no? Nel senso che questa persona già prima c'era, girava, eccetera, senza casa e poi è esploso questo problema. Allora, nell'emergenza ovviamente poi bisogna adottare gli strumenti dell'emergenza e quindi sono in parte quelli delle forze dell'ordine, in parte quelli dei servizi anche psichiatrici di urgenza e così il sindaco questa l'ha gestita secondo me bene. Di fatto questa persona non abbiamo, ecco, su questa persona non abbiamo agito in modo repressivo proprio perché è bisognosa di aiuto, ma abbiamo messo in atto un'azione di cura, quindi questa persona è in questo momento ricoverata e quindi insomma ci stiamo prendendo un po' cura di lei, però poi è il dopo che va poi pensato, no? Come verrà seguita questa persona successivamente? È qui che ci dobbiamo immaginare poi proprio delle risposte, no? Perché la risposta nell'emergenza la dai con gli strumenti dell'emergenza, ma poi ci vuole una risposta nel lungo termine. Si coordina già, come si coordina col consorzio, si coordina con Caritas, perché Caritas è una grossa risorsa, ci dà un grandissimo aiuto, no, su questo versante dell'emergenza abitativa. Però il problema dell'emergenza abitativa, e qui veniamo a un'altra faccia del problema a casa, l'emergenza abitativa, non può essere risolto appunto con un dormitorio, deve essere, risolto con case messe a disposizione. Tra l'altro, le case ATC possono rispondere solo in parte ai bisogni dell'emergenza abitativa, perché le case ATC per il 50% possono rispondere all'emergenza abitativa, ma per il 50% devono essere per chi fa i bandi dell'assegnazione della casa, dell'edilizia sociale, eccetera. No? Quindi hanno anche altri, devono assolvere anche ad altre risposte. E quindi sull'emergenza abitativa, qui viene il grande lavoro su cui vogliamo molto investire e investire insieme a Caritas. Stiamo costruendo un progetto
proprio per investire su questo problema, che insieme a Caritas, che insieme a Circoli Virtuosi, che è un altro piccolo progetto di abitazioni messe a disposizione con altri enti del terzo settore e col consorzio, proprio per reperire case, per reperire abitazioni sul territorio da poter gestire per affitti calmierati, affitti insomma protetti e con l'aiuto delle istituzioni per rispondere all'emergenza abitativa. E c'è un progetto che stiamo per mettere in campo e che coinvolge Caritas proprio. È una situazione grave, seria, ma non ingestibile se pensiamo a dare una risposta strutturale. Ecco, noi dobbiamo proprio pensare a un sistema dell'abitare che risponda in diversi modi alle diverse esigenze che ci sono. Appunto, qui, come dicevamo, l'esigenza di un senza tetto singolo, barbone che non ha, è diversa da una famiglia che viene sfrattata, è diversa da uno che cerca semplicemente un affitto, diciamo, a un prezzo abbordabile. Sono tante risposte diverse e dobbiamo, insieme alla società civile, insieme anche al mercato della casa, insieme agli enti che se ne occupano, eccetera, immaginare una risposta sistematica. Allora, in questo modo, secondo me, diventa gestibile, cioè la teniamo sotto controllo e preveniamo le situazioni di emergenza.